kWh per chilometro, il classico consumo di un'autovettura mega, per avere un'autonomia di 100 km, voi vedete bene che a seconda della potenza del convertitore a bordo dell'autovettura e di conseguenza della colonnina pari convertitore, chiaramente, io posso passare da 5 ore a 2 ore e mezza e via di seguito. Nel momento in cui io, la mia autovettura permette anche una ricarica in corrente continua, qui parliamo di minuti. Chiaro? Quindi molto fa il convertitore quando si parte. Allora, qual è, potrebbe essere lo scenario che ci si trova di fronte? Potremmo avere degli scenari chiamati a destinazione, cioè dove i tempi di utilizzo della macchina sono molto elevati. Gente che va al lavoro, lascia la macchina lì, o sul parcheggio del lavoro, o su un parcheggio vicino al lavoro, per tanto, tanto tempo. E di conseguenza anche di no. In questi casi non abbiamo bisogno di potenze lunari, abbiamo semplicemente bisogno di una potenza da 3 kW, 3 kW o massimo 7 kW, più che sufficienti per ricaricare le auto nei tempi di non utilizzo del mezzo. Nel momento in cui invece questa persona si muove verso fuori la sua normale routine, deve avere da un lato una macchina, abbiamo detto, con un convertitore a bordo più potente, quindi scegliere bene il modello. Dopodiché io dovrò fornire colonnine di ricarica come questa a sinistra fino a 22 kW o addirittura colonnine di ricarica come questa sulla destra che consente l'alimentazione sia di corrente alternata con il cavo che vedete a sinistra sia con il cavo in corrente continua che vedete nel centro e a destra. Ne parleremo dopo. Però diciamo oggetti che hanno sicuramente a bordo una potenza elevata. Perché il mezzo lo segue. C'è in questo particolare dettaglio la colonnina di destra, nel cavo di sinistra, ha una potenza che arriva fino a 43 kW, perché ad oggi sul mercato c'è ancora un unico modello di corrente alternata, ma ce n'è uno solo. Gli altri si fermano a 22 kW. Poi c'è la possibilità di piazzare magari i tempi potrebbero essere lunghi di non utilizzo. Faccio riferimento per esempio agli alberghi. Se voi entrate in motore di ricerca di un albergo e vi fermate un attimino ai servizi che l'albergo vi può dare, adesso troverete anche stazioni di ricarica per veicoli elettrici, cosa che fino a qualche anno fa non c'era. Questo viene fatto evidentemente a livello di marketing da parte di quella catena per poter sottrarre clienti elettrici, diciamo così, ai suoi concorrenti che non offrono tale servizio. Quasi mai questi siti vi diranno quanta sarà la potenza che l'albergatore è in grado di erogare. Però il computer di bordo delle autovetture ha la mappa tale per cui conosce perfettamente quale sarà la potenza. Però attenzione, questo è un esempio. Queste sono le colonnine di ricarica per la corrente continua. Abbiamo detto il cavo centrale e il cavo di destra per questa signora che fa 43 kW in alternata più 50 kW in corrente continua, quindi potenza erogabile totale simultanea 100 kW, 43 più 50. Soltanto la corrente continua ad avere i due cavi, poi ti spiego il perché, ma va da 50 kW in su, diciamo che si ferma soltanto ad oggi a 350 kW di potenza. Il convertitore non è a bordo della colonnina, ma è esterno, quindi un messaggio è attenzione che tra gli ingombri che noi dovremo tenere in considerazione, a parte la cabina di trasformazione, ricordatevi che ci sono anche questi barilotti che vanno inseriti nelle vicinanze della colonnina per poter alimentare la colonnina stessa e vengono messi in parallelo fino a qua. Adesso, prima di proseguire, riprendendo un attimo quello che aveva già anticipato Angelo, vi faccio alcune domande. Secondo voi il centro commerciale vuole avere delle colonnine
rapide o lente, un centro commerciale classico. Io adesso non vedo tutte le vostre risposte, però vi anticipo che il centro commerciale, se non vuole fare business di ricarica, chiaramente, non è assolutamente interessato ad avere colonnine veloci, le vuole lente, perché il business del centro commerciale, i centri commerciali in quel momento non hanno, per poter a questo punto farvi entrare, una volta entrati ci state dentro delle ore, per poter vado a mangiare i figli da McDonald's o andare nei ristoranti interni, poi magari vedere il cinema e via discorrendo. L'albergatore ha lo stesso ragionamento, se non vuole fare business, diciamo così, di servizio di ricarica. Perché l'albergatore sa benissimo che il cliente arriva la sera e riparte il giorno dopo, quindi lì ci sono 6, 7, 8 ore di tempo per poter alimentare l'autovettura. Magari non darà il 3,7, vi darà il 7 kW, ma normalmente non va oltre. Ripeto, sto parlando normalmente. È chiaro che poi bisogna intervistare il nostro cliente per fare un piano di business. Prendete per esempio un ristoratore. Un ristoratore, al contrario, siccome non vi tiene via pranzo tutto il giorno per 8 ore, ma dopo un'ora vi manda via, perché evidentemente deve dare il tavolo e gli darà il tavolo a potenza massima possibile compatibilmente con i suoi carichi. E quindi è da valutare quale sarà la potenza idonea. Invece, chiaramente, un distributore di energia, diciamo così, potrebbe essere lo stesso centro commerciale come magari quelli che trovate sulle strade statali o autostrade, non vorrà avere la coda chilometrica di persone che si fermano a fare il pieno. E pertanto dovrà investire in una struttura di ricarica onerosa in termini di kilowatt e pertanto colonnine ad alta potenza. Quindi, ripeto il concetto, chi detta legge è l'utilizzatore finale e i tempi di attesa che si attesta, che vuole, che questo utilizzatore finale vuole avere nell'ambito della sua ricarica. Angelo Baggini vi ha già anticipato che cosa dice 64.8. Ve lo ricordo, per la ricarica il modo 3, quella alternata con colonnina, bisogna prevedere un differenziale di tipo B o da 30 mA o in alternativo differenziali di tipo A più quel strano aggeggio che riesce a vedere le correnti superiori a 6 mA in corrente. Modo 2 invece ci accontentiamo di un differenziale di tipo A. Per quanto riguarda la ricarica, che poi convertirà la corrente alternata in corrente continua, voi dovete chiedere al costruttore della colonnina per poter proteggere in maniera corretta il convertitore. Se lo chiedete alla BB, quasi sempre, guardate il catalogo e il manuale di istruzioni, vi chiederà il differenziale di tipo B. Non siete voi a sceglierlo, ma è colui che vi offre B&B la colonnina. Passiamo ai vigili del fuoco. Molto spesso mi chiedono che cosa succede, cosa dicono i vigili del fuoco. Vi ho messo qui la circolare del 2018, fine 2018, nella quale i vigili del fuoco dicono chiaramente che cosa vogliono. I vigili del fuoco non ostacolano, lo ripeto, non ostacolano la progettazione degli impianti elettrici per le autovetture e dicono che allo stato attuale non risulta che i veicoli elettrici generino un carico di incendio tale per cui è necessario dichiarare quel posto CPI se non lo è. Quindi, al contrario, invece, se quel posto è già CPI per motivi suoi, voi dovete seguire le regole che avete sempre utilizzato fino adesso per fare gli impianti CPI. Quindi non è l'impianto elettrico dell'autovettura che genera il carico di incendio tale per cui diventa CPI quel posto. Questo è fondamentale. Pertanto, che cosa loro vogliono? Qualora fossero soggetti al carico di incendio, hanno un modo di ricarica 3 e 4.
Quindi è fatto divieto il modulo di ricarica 1 e 2. E voi dite, ma siamo in un luogo pubblico, in un centro commerciale piuttosto che in un garage. Sì, però andatelo a raccontare ai garage dei condomini quando questi sono soggetti alla prevenzione incendi. Dovete andare a essere così vaghi a dire agli amministratori che devono poi dire ai propri condomini di non comprare un'autovettura e poi allacciarla con la presa stucco nel garage perché è vietato. Che cosa dovete fare in più? Dovete seguire esattamente la progettazione che avete sempre fatto fino ad oggi con lo scarico d'emergenza. Quindi fare in modo che quando arriva il vigile del fuoco con un unico pulsante rosso sganci via tutto. Quindi ci sarà il classico fungo del pulsante rosso che va a agire per esempio sul generale, il generale che alimenta questo punto. Ecco anche le colonne. E poi vanno messi chiaramente gli estintori, va messa la cartellonistica e chi ne ha più. Per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica esistenti, vanno aggiunti sganci di emergenza, la cartellonistica e gli estintori qualora non fossero già presenti. E poi c'è il concetto di dire di ispezionare il cavo prima di ciascun utilizzo da persone che lo facciano con una certa frequenza. Questo è quello che loro sostanzialmente chiedono. Non ostacolano la progettazione degli impianti elettrici solo perché ci sono le autovetture elettriche. Ok? Per quanto riguarda le spine e prese, già Angelo vi ha già anticipato un po' di cose. Io vi dico che riassumo dicendo che questa di sinistra è la presa elettrica europea standardizzata per la corrente alternata, ok? È la presa di tipo 2, questa è la vecchia presa in corrente continua che arriva dal Giappone, che è ancora in vigore su alcuni modelli che arrivano dall'estremo oriente, e questa è la nuova presa in corrente continua normalizzata europea. Ecco perché le colonnine di ricarica della BB hanno due cavi in corrente continua, uno per alimentare il vecchio Ciademo e la seconda per alimentare la nuova combo cosiddetta. Perché ha voluto l'Unione Europea questa presa? È una nota soltanto un po' storica. Dopo tante battaglie con i costruttori di auto, dove dice il cartello di difendere i propri interessi nazionali, la Comunità Europea è riuscita a imporre una sagoma fatta così. Gli attenti avranno notato che la parte superiore della combo è esattamente identica alla parte superiore della presa elettrica in alternata. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io in macchina avrò una presa femmina, diciamo una femmina, una presa che avrà una sagoma che è esattamente identica alla testa della corrente continua. Se nella parte superiore entrerà soltanto la parte tipo 2, allora in automatico l'autovettura sarà ricaricata da... Entrerà anche la parte che era ricaricata in corrente continua. Il vantaggio è uno avere un unico sportellino con un unico sistema di alimentazione. Poi, per la cronaca, esiste in Italia questo prodotto che serve per i veicoli leggeri. Tanto per riprendere il discorso di Angelo, ci sono in Italia quattro modi per la ricarica, l'abbiamo visti, modo 1 e modo 2, dove sostanzialmente chi alimenta l'autovettura è il muro, non c'è una colonnina, è il muro, quindi abbiamo a che fare con un impianto elettrico murato, di cui non conosciamo quasi nulla. Col modo 3 e col modo 4 invece chi ricarica l'autovettura è la colonnina, la stazione di ricarica, messa ad hoc, progettata ad hoc, con tanto di cavo elettrico progettato ad hoc, con tanto di protezione ad hoc progettata dal progettista. Pertanto, in termini di sicurezza, secondo il mio modesto parere, il modo 3 e il modo 4 è di gran lunga superiore al modo 2, che non è previsto per alimentare carichi onerosi. Il modo 1 non è previsto alimentare carichi onerosi, diciamo intorno ai 2 kW. Quando il furbacchione prende l'autovettura e utilizza con il suo cavo e va a inserirla nella presa spina, nella presa sciupo, pensando che la presa sciuco possa portare anche 10, 15, 22 kW a tempo indeterminato. Falso. La
dell'asciugo ha dei suoi limiti continuativi di 10 ampere. Quindi diciamo che se vogliamo evitare qualunque problema, questo è il mio modesto consiglio, qualunque problema sul modo 2 per il cavo esistente dietro il muro, per la presa asciugo, è opportuno trasformare il modo 2 in modo 3, cioè preparare una colonnina messa a parete, dimensioniamo quella linea in maniera corretta, come il sinistro 64-8, e risolviamo qualunque tipo di possibile incidente da un punto di vista di sovraccarico e di incendio per quel tipo di impianto. Questo, manco farlo apposta, è l'esempio tipico di che cosa succede una presa asciugo che viene usata oltre il suo normale valore progettuale. Ok? Quindi non siamo noi, vogliamo non essere noi i principali responsabili di questi danni per carichi permanenti superiori a quanto previsto dalle. Oltretutto poi la situazione si aggrava sia in termini di rischio che in termini di tempi, perché se io nel mio garage, come è la realtà dei fatti, non ho la presa asciugo perché non me l'hanno messa, ma non ho messo la presa italiana, cosa faccio? Vado a comprare questo adattatore e questo adattatore trasforma l'asciugo in italiana, ma questo adattatore c'ha scritto dentro 1500 watt. Va bene, io sono un ingegnere elettrico della BB, ci mancherebbe, ma tutti, siete certi che tutti sanno leggere cosa vuol dire 1500 watt? E nell'ipotesi di non superare 1500 watt, quanto si allungano i tempi di ricarica delle 5 ore che abbiamo visto prima? Si allungano del doppio. Poi la colpa è nostra, che abbiamo venduto magari un impianto fatto male piuttosto che una colonnina non coerente. Mi raccomando. Ecco quindi che questo modo di ricarica a parete o a muro, secondo me, o a pavimento, secondo me, è più flessibile in termini di potenza erogata. È più sicuro anche perché quando si collega la colonnina col modo 3 o col modo 4 all'autovettura, c'è un protocollo di comunicazione. Questo linguaggio di comunicazione, che per l'alternata si chiama PWM e per la corrente continua si chiama CCS, cosa implica? Implica che il computer di bordo della macchina comunica con la colonnina delle informazioni. Quali sono? Le ha già accennate in parte Angelo prima. Come è fatto il PE? Se è integro o non è integro? E qual è il livello di carica dell'autovettura? Quanti sono i kilowattora che la batteria può contenere? Qual è la potenza che la colonnina può erogare? Qual è la sezione di questo cavo di collegamento, perché è vero che i connettori sono standardizzati, li avete visto prima dalla norma, ma i cavi no, pertanto voi potete trovare in commercio dei cavi che abbiano una sezione più bassa dell'amperaggio del connettore. Ecco quindi che tutte queste informazioni devono essere tutte soddisfatte in termini positivi affinché prima della ricarica la colonnina dia il consenso. Soltanto quando tutto questo sarà a posto, la colonnina chiude un contatto di potenza e noi avremo a questo punto la possibilità di erogare energia all'auto. Oltretutto la sicurezza sta nel fatto che questa presa della colonnina, la colonnina inizierebbe in automatico un tentativo di comunicazione, perché pensa che ci sia un'autovettura o un veicolo collegato, comunica però in PWM. Ma il nostro cervello, il PWM, non lo capisce. Pertanto la colonnina, non avendo risposta, non chiude i contatti di potenza e la persona che ha cercato di fare il suicida, quella volta gli va male e pertanto resterà ancora vivo. Questo è un esempio invece omologo della corrente alternata in corrente continua con colonnine che ricadono degli autobus fino a 600 kW e normalmente viene fatta a quella potenza col pantografo. Un altro esempio, e vedete i tempi di ricarica. Ecco qui poi c'è, sarebbe da aprire un lungo discussione di come è fatto l'autobus, perché anche qui bisogna capire un attimino quant'è la capacità della batteria a bordo dell'autobus, perché non è ABB che decide qual è il modello dell'autobus che deve essere comprato dalla TM di Milano o da qualunque altro operatore. Quindi bisogna capire come è fatto l'autobus, qual è la capacità della batteria e come soprattutto viene utilizzato. Perché io posso
posso pensare di utilizzare un autobus con autonomia di 300 km, che nei commerci ce ne sono, per tutto il giro cittadino, e di ricaricarlo con un cavo, poi mettiamo potenza, superiamo 100 kW, quando arriva al capolinea diurno, prima di ripartire e di fare il giro. Oppure pensare di ricaricarlo a potenza di 600 kW perché le sue batterie non gli consentono di fare 300 km o 200 km, ma sono batterie più piccole per motivi scelti. Appunto, ogni volta che l'autobus che arriva alla fermata si becca quella botta di vita per quel minuto necessario per far passare, salire e scendere i clienti, e l'energia che entra è sufficiente per fare arrivare fino alla prossima fermata o poco più. Ecco quindi, riassumendo, che per tutte le volte che noi abbiamo delle stazioni di ricarica dove i tempi di attesa possono essere molto lunghi, un oggetto come questo che vedete in basso a sinistra è più che sufficiente, oppure di potenza appena poco superiore. Laddove invece avessimo a che fare con dei tempi di attesa intermedi, questo oggetto più alto può raggiungere potenza fino a 22 kW, parzialmente coperti sia da questo signore qua, questa colonnina, 20 kW di corrente alternata. Dipende, ripeto, sempre dal periodo di stazionamento. Se il periodo di stazionamento è decisamente ridotto, bisogna utilizzare per forza queste qua in basso a destra. La slide per gli autobus, ma come questa centrale solo è per gli autobus. Qui le potenze possono essere estremamente elevate, qui le potenze sono più basse. Quando usare una colonia di questo genere, questa più bassa, soltanto da 100 kW, 150 kW, funzionano anche di notte. Magari arrivata alle 10 di sera, l'autobus va a capolinea notturno e ci sta fino alle 6 del mattino. C'è tutto il tempo necessario per ricaricare quell'autobus. È chiaro che un conto è mettere n colonnine da 600 kW in parallelo. Facciamo pure a coefficiente di contemporaneità pari a 0,5. Un altro conto è mettere n colonnine da 100 kW cada una in parallelo. È tutto un altro pianeta ai fini del trasformatore. Fare col distributore. Poi le colonnine possono essere cieche verso il mondo esterno, nel senso che non hanno bisogno di alcuna autorizzazione a funzionare. Finito quel colloquio di sicurezza che vi dicevo, la colonnina eroga immediatamente l'energia. E questa è la classica colonnina messa in garage di casa mia, dove io non ho necessità di chiedere il permesso a nessuno. È mia, il garage è mio e mi alimento quando mi pare. E do la possibilità di farlo a mio fratello, a mia sorella, al mio cane, al mio gatto, eccetera. Nel momento in cui io voglio selezionare la clientela o impedire a tutti l'uso della colonnina, potrebbe essere un centro commerciale, potrebbe essere un albergo, potrebbe essere un condominio, si può avere un riconoscimento di una tessera. Senza questo riconoscimento la colonnina non eroga niente, perché non riconosce il cliente. Poi c'è tutto il discorso della trasmissione dei dati a distanza. Questo signore qui è un web server che raccoglie fino a 32 colonnine e attraverso un cavetto LAN comunica con un computer posto a qualche decina di metri. Il software del web server viene letto dal computer e io a questo punto posso conoscere le principali informazioni relative al mio parco ridotto di colonnine. Quindi posso individuare quale sia la colonnina libera o non è libera, se funziona o non funziona, per quanto tempo è stato impiegato nell'arco della giornata e via di seguito. Qualora invece io dovessi trasportare le informazioni a distanza di questa colonnina, perché io sono il gestore di una rete esteso, ho bisogno di un oggetto che mi porti le stesse informazioni in rete. Un punto di attenzione sulla tecnologia che usiamo, come vedi, su queste colonnine. Allora, fino a 350 kW la potenza della colonnina dipende da quanti moduli mettiamo in parallelo. Un solo modulo, abbiamo detto a questo punto, 165 kW, due in parallelo 350. Nel momento in cui usiamo più moduli, 3 o 4,
Come vedete nell'esempio, le due colonnine, possiamo giocare sul numero di colonnine messe in parallelo e quindi gestire come se fosse separate. Questo modo di lavorare è un modo dinamico. Una curiosità, queste colonnine arrivano a 920 volt di alimentazione. Le batterie sarà quello che sta utilizzando adesso lo Taycan della Porsche. Quindi non tensioni in batteria da 500 volt, ma tensioni in batteria che superano abbondantemente i 500 volt. Quindi queste saranno probabilmente le colonnine del futuro per le batterie del futuro che verranno adottate, sembra, anche sui mezzi di piccolo prestigio, non certo costruito. Della ricarica del deposito che vi dicevo degli autobus. E infine due esempi sull'infrastruttura. Mi sono semplicemente da 3,7 basta un cavo da 2,5 per alimentare una colonnina.